Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nella palestra del Judo Club Fano. Con noi c'è Andrea Bencucci, che è il maestro e l'istruttore della palestra. E siamo insieme anche a Lucrezia Carletti, giovanissima agonista della palestra, che ha raggiunto un ottimo risultato a livello nazionale, vincendo la medaglia d'argento ai nazionali, ai campionati italiani. Allora, partiamo subito con Lucrezia. Allora, Lucrezia, come ti è nata questa passione? Da quant'è che fai judo? Allora, io ho iniziato judo quando avevo 3 anni e mezzo, perché andavo a vedere mio fratello che lo faceva, e allora ho deciso di iniziarla anch'io, e fino adesso, che ho 14 anni, è tutto per me. È veramente importante e lo voglio continuare fin quando posso. L'agonismo da quando è che lo pratichi? L'agonismo da 2 anni. E che effetto ti ha fatto salire sul podio? L'obiettivo che volevo era salire appunto sul podio, e questo secondo posto veramente mi ha fatto contentissima. È un'emozione veramente bella salire sul podio, e sono stata veramente felicissima e ancora lo sono. Bene, allora Andrea, sono anni che sei sul mercato con questa palestra, ormai parliamo di decenni, diciamo, quasi mezzo secolo, poi si vede anche dalle coppe qui, insomma. Allora, che è un ottimo risultato. Senza dubbio un ottimo risultato, e quindi siamo molto contenti. Chiaramente era un risultato un po' annunciato, perché Lucrezia ha fatto un buonissimo campionato, una buonissima stagione, e è salita sul podio in tornei veramente molto prestigiosi, e quindi no, un pochino ce l'aspettavamo, però chiaramente è sempre stato, sai, i campionati italiani sono sempre un punto interrogativo, quindi ovviamente grandissima felicità e grandissimo risultato ovviamente. E gli impegni futuri di Lucrezia? Lucrezia vuole partecipare alla Coppa Europa Zagabria, quindi parte già con l'attività internazionale già a febbraio, i progetti sono questi perlomeno. Ah, bene, bene. Allora, rappresenterà l'Italia, perché ovviamente essendo un gara internazionale, quindi un bel impegno, ecco. Bene, quindi sei avviata anche a livello internazionale, quindi che effetto ti farà? Un po' di ansia ce l'ho, però sono contenta, perché alla fine è quello che voglio e lo voglio fare, sono contenta. Allora Andrea, invece parliamo un po' di come si sviluppa questo sport qui a livello locale. A livello, non so, di aiuti, finanziamenti, è incoraggiato questo sport, oppure è solo passione? Purtroppo no, questo non è assolutamente aiutato, anche se questo poi è anche la nostra forza, perché non essendo abituati a dipendere da sponsor, siamo comunque indipendenti, quindi nella buona o nella cattiva sorte andiamo avanti lo stesso. Ovviamente non abbiamo qui a Fano soprattutto nessun aiuto dalle istituzioni, che ci ignorano completamente, ma noi andiamo avanti lo stesso per la nostra strada, e comunque, come vedi, abbiamo ottenuto ottimi risultati, ma che sono anche, diciamo, si ripetono, perché su Lucrezia è l'ultima, ma ci sono state altre 2 ragazze che sono salite sul podio nel 2011 e nel 2012, quindi, e sono tutte e 3 atlete diverse, quindi non significa che, ecco, secondo me il gruppo c'è, judo di qualità, è una realtà insomma da locale. E non so, vuoi dare qualche riferimento, indirizzo, hai qualche indirizzo internet, pagina Facebook? Sì, noi abbiamo la pagina Facebook, su Facebook Judo Club Fano, e anche il sito www.judofano.it, e basta fare una ricerca. Siamo a Fano, nella zona dell'ex Zuccherificio, in via della Pineta, presso la scuola elementare De Cioraggi. Questa è la nostra sede e la nostra palestra. Bene, allora complimenti per la vostra attività, complimenti a questa giovanissima atleta. Amici di Onda Libera, un saluto.